passioni per l'uso. Come artisti, davanti ad una tela bianca, con pennelli inusuali, cercando una forma, un suono, scandagliando input creativi che interessino prima il nostro io e poi quello di chi ci ascolta. Cercando di evitare canoni generici che si gettano frettolosamente nel magma conosciuto dei suoni. Un'urgenza si impone alla nostra ricerca. Abbandonare la realtà oggettiva, fenomenica, per concentrare l'attenzione su forme melodiche, ritmiche, interiori e personali. Oltre la forma descrittiva, ricercando equilibri che si concretizzano al momento, basati sull'emotività e sull'esperienza dei soggetti musicali. Non sentiamo vibrazioni come un gioco futile, ma tendiamo ad una forma musicale archetipa, timbrica, altra. Tendiamo a melodie e ritmiche cangianti che si rincorrono, si uniscono, stridono, si agitano, si chetano e ancora. Non sappiamo quale sarà il traguardo, se c'è possibile. Indaghiamo una frase, la ripetiamo all'infinito, così da renderla lucente, resistente al tempo e alla smania di repentini cambiamenti. Il tempo performativo riflette l'esistenza e l'essenza. Si parte, si vive un viaggio, ci si riposa in un'isola ferma. Ma poi è già tempo di ripartire. Può succedere di addormentarsi e sognare. Può succedere di fare un incubo. E tutti questi accadimenti riflettono le nostre attitudini, la nostra cultura pop e quella più profonda, i compromessi accettati e quelli rifiutati. Ne escono le nostre energie più autentiche, senza falsificazioni, o quasi. Cerchiamo dentro i cunicoli i nostri suoni sperimentali, pericolosi, che diventano un'immagine sonora nuova. Non vogliamo stupire, noi vogliamo aprire valigie interiori per farne uscire abiti possibilmente mai indossati. Thank you.
Thank you.
come artisti davanti ad una tela bianca, come Kazimir Malevich, che dice: per suprematismo intendo la supremazia della sensibilità pura delle arti figurative. I fenomeni della natura oggettiva in se stessi, dal punto di vista dei suprematismi, sono privi di significato. La sensibilità come tale in realtà è del tutto indipendente dall'ambiente nel quale è sorta. La cosiddetta concretizzazione della sensibilità nella coscienza significa in verità una concretizzazione del riflesso della sensibilità mediante una rappresentazione naturale. Una tale rappresentazione è senza valore nell'arte del suprematismo, e non soltanto nell'arte del suprematismo, ma nell'arte in genere, perché il valore stabile, autentico di opera d'arte, a qualsiasi scuola essa appartenga, consiste esclusivamente nella sensibilità espressa. Il naturalismo accademico, il naturalismo degli espressionisti, il cesanismo, il cubismo, eccetera, 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 in una certa misura non sono nient'altro che metodi dialettici che di per se stessi non determinano affatto il valore specifico dell'opera d'arte. Una rappresentazione oggettiva in se stessa è qualcosa che non ha niente a che fare con l'arte. Eppure, l'utilizzazione dell'oggettivo in opera d'arte non esclude che tale opera sia di altissimo valore artistico. Per suprematista, però, sarà sempre valido quel mezzo espressivo che consiste nell'espressione, possibilmente piena alla sensibilità come tale, e che è estraneo all'oggettività consueta. L'oggettivo in se stesso è senza significato per il suprematista, e le rappresentazioni della coscienza non hanno valore per lui. Decisiva è invece la sensibilità, ed è per suo tramite che l'arte arriva alla rappresentazione senza oggetti, al suprematismo, arriva a un deserto da dove nulla è riconoscibile eccetto la sensibilità. Arriva a un deserto da dove nulla è riconoscibile eccetto la sensibilità. L'artista ha gettato via tutto ciò che determinava la struttura oggettivo ideale della vita e dell'arte, ha gettato via le idee e i concetti e le rappresentazioni per dare ascolto solamente alla pura sensibilità. L'arte del passato, soggetta perlomeno all'estero al servizio della religione e dello Stato, deve rinascere a vita nuova nell'arte pura, non applicata al suprematismo, e deve costruire un mondo nuovo, il mondo della sensibilità. Quando io, nel 1913, nel corso dei miei sforzi disperati per liberare l'arte dalla zavorra dell'oggettività, mi rifugiai nella forma del quadrato ed esposi un dipinto che non rappresentava altro che un quadrato nero su uno sfondo bianco, i critici e il pubblico si lamentarono. È andato perduto tutto ciò che noi abbiamo amato. Siamo in un deserto. Solo un quadrato nero su un fondo bianco ci sta davanti. E cercavano parole schiaccianti per allontanare il simbolo del deserto e per trovare sul quadrato morto la preferita immagine della realtà, l'oggettività reale e la sensibilità morale. La critica e il pubblico consideravano questo quadrato incomprensibile, pericoloso, ma non c'era altro da aspettarsi.
Non c'era altro da aspettarsi, non c'era altro da aspettarsi. Thank you.
Dice che il suono musicale giunge direttamente all'anima e vi trova subito un eco, perché l'uomo ha la musica in sé. E si sa che il giallo, l'arancione e il rosso ispirano e rappresentano un'idea di gioia e di ricchezza. E Kandinsky ci dice che queste due citazioni dimostrano un'affinità fra le arti e in particolare fra musica e pittura. Da questa singolare affinità è certamente nata l'idea di Goethe che la pittura debba avere il suo basso continuo, un'affermazione profetica che è un presagio della situazione della pittura oggi. Siamo all'inizio di un percorso che porterà la pittura con le sue forze a diventare un'arte astratta e realizzare finalmente una composizione puramente pittorica. Per giungere a questa composizione i mezzi sono due, il colore e la forma. Solo la forma come rappresentazione di un oggetto reale o irreale o come delimitazione astratta di uno spazio e di una superficie ha una sua autonomia. Il colore no. Il colore non può espandersi all'infinito. Un rosso infinito possiamo solo immaginarlo o vederlo con la mente. Se sentiamo la parola rosso, il rosso a cui pensiamo è illimitato. Anzi, dobbiamo fare uno sforzo per porgli dei limiti. Sì, il rosso che non vediamo materialmente ma ci figuriamo astrattamente ci dà come un'idea insieme precisa e imprecisa e ha un suono puramente interiore, sì, che non rivela in sé per sé nessuna particolare inclinazione per il caldo o per il freddo, ma solo il pensiero può concepire le sue sottili gradazioni del rosso. Per questo parliamo di una visione spirituale imprecisa, ma nello stesso tempo precisa, perché il suono interiore rimane puro, senza inclinazioni casuali o particolari per il caldo o per il freddo. Il suono interiore assomiglia al suono di una tromba o perlomeno quello dello strumento, così come ce lo immaginiamo quando sentiamo la parola tromba senza alti particolari e senza le differenze dovute al fatto che il suono sia emesso all'aperto, al chiuso o da uno o più strumenti o da un soldato o da un individuo. Se però questo rosso deve essere reso materialmente come in pittura, deve avere, number one, una certa tonalità scelta nell'infinita gamma dei rossi, cioè deve essere, per così dire, caratterizzato soggettivamente, number two, essere delimitato sulla tela da altri colori che sono necessari, inevitabili. E grazie a questa delimitazione le caratteristiche soggettive si modificano, cioè ricevono un involucro oggettivo e così si raggiunge un accordo oggettivo, sì. Questa inevitabile relazione fra colore e forma ci fa notare gli effetti della forma sul colore. La forma, anche se completamente astratta, e assomiglia a una figura geometrica, a un suono interiore, il suono interiore della forma è un essere spirituale che ha le qualità di quella figura. Ogni triangolo, sia acuto, rettangolo o equilatero, ha un suo profumo spirituale,
Paragonato ad altre forme, questo profumo si differenzia, acquista delle sfumature, ma rimane fondamentalmente immutabile, così come il profumo della rosa, che non si può confondere con quello della mammola. E allo stesso modo il rosso citato prima ha una sostanza soggettiva in un involucro oggettivo, in un involucro oggettivo, in un involucro oggettivo. Thank you.
Questo è il naso di Alberto Giacometti, che a proposito di artisti di fronte a una tela bianca ci dice che l'anima e il corpo formano un'unità. Il corpo è materia, è una parte di quella grande materia di cui sono composti la Terra e tutti gli altri pianeti. L'anima è una particella dello spirito che, unito alla materia, forma l'intero universo. L'universo è unità più completa che lo spirito umano possa concepire. È fusione completa di materia e di spirito. È l'unità più grande e duratura che esista. L'uomo, dal suo primo respiro, è un minuscolo universo la cui durata è assai breve. Dal primo sino all'ultimo istante di vita, questa piccola unità o universo non fa che cercare l'unione con l'universo primo, completo, continuamente, senza un attimo di tregua. Il corpo va in cerca del punto d'attacco, della fusione con la terra. L'anima continuamente persegue la fusione con il grande spirito per riconnettersi all'unità. L'uomo forma di continuo e instancabilmente dei piccoli universi collegati con l'esterno. Essendo ogni uomo una diversa combinazione di una certa quantità di corpo e spirito, diversi sono i modi di perseguire l'unità. Se anima e corpo sono ben equilibrati, facilmente si potranno trovare punti di unione. Se il corpo, unità materiale, è più forte, l'infelicità avrà la meglio. Se è lo spirito a prevalere, tali unità saranno più durature e più felici. Non soltanto ogni uomo cerca incessantemente dell'unità, ma prova desiderio di prolungare all'infinito tutte quelle che lo appagano, che lo rasserenano. Incessantemente, in ogni istante in cui questa unità corpo e anima, che noi chiamiamo uomo, è sola, essa è infelice, inquieta, e con tutte le fibre, tutte le sue facoltà va in cerca di nuove e antiche unità. L'uomo materiale sarà felice solo quando avrà ottenuto un'unità materiale, la più completa possibile, e una volta trovata quell'unità che lo appaga nel modo più alto, vi penserà di continuo e la rinnoverà il più sovente possibile, ma nel fondo del suo animo, spesso solitario, egli sarà sempre inquieto. Sarà sempre inquieto. L'uomo, dall'anima grande, istintivamente va in cerca di unità spirituali le più numerose e completamente possibili, e si sforza di renderle immortali. Il filosofo nei suoi scritti, il poeta nelle sue opere, l'artista nelle sue poesie. L'uomo sempre teso a reintegrarsi in seno all'umanità, non sarà mai, mai, mai pienamente felice se non quando l'unità sarà completa.
e lo è solo nel momento in cui spirito e materia giungono a equilibrarsi, a penetrarsi totalmente, una compiutezza che l'uomo non potrà mai, mai, mai raggiungere. Dunque, quando egli si pensa più felice rimane un poco di inquietudine da entrambi le parti. E poi, più l'unione di spirito e materia sarà completa, più sarà perfetta e prossima all'universo complessivo. E questa unità in cui materia e spirito si compenetrano maggiormente sono le grandi opere di tutte le arti che, essendo le più prossime alla grande unità che in ogni epoca e paese tutti, col desiderio inconscio e inconscio di ogni uomo, possiedono in tutti i tempi un valore. E sempre accanto ad esse, ad ogni spirito, si sentirà un po' più vicino alla propria costante tensione e al proprio pensiero, che rappresentano il ritorno del suo piccolo universo in quello grande. L'artista è dunque l'uomo che, grazie alla felice complessità del suo essere, corpo e spirito, giunge a realizzare un piccolo universo a somiglianza del grande universo. Egli crea un universo che porta in sé un'unità piena e in ciò verità e bellezza.